Buonasera a tutti, buon mercoledì, benvenuti, ben ritrovati nel salotto di Simone Lemmo. Siamo pronti per cominciare quest'altra puntata insieme, per stare ancora insieme qui con tanti amici, con tanti ospiti. Insomma, l'avete letto sui miei profili social, questa sera abbiamo una super puntata piena di grandi nomi e voglio cominciare sempre ringraziandovi per l'affetto che mi dimostrate di puntata in puntata, sia qui sui social che soprattutto in televisione, perché vi ricordo che la trasmissione va in onda alle 20.30 su Antenna 1, canale 119 del digitale terrestre. Detto questo, io sono molto contento, sono molto emozionato di cominciare questa puntata tra l'altro con un ospite che adesso vi presenterò, ma voglio cominciare ringraziando sempre i medici, il personale sanitario, tutti coloro che ogni giorno lavorano per la nostra salute e soprattutto per la salute di quelle persone che sono state colpite da questo virus. Come abbiamo detto tante volte, continuiamo a farlo, rimaniamo a casa rispettando le regole e facendo la nostra parte. Grazie di cuore per quello che farete. Detto questo, cominciamo subito questa puntata, perché io qualche mese fa, era più o meno il mese di novembre, ho avuto l'onore e il piacere di incontrare un artista straordinario, un attore amatissimo da grandi e piccini, che ha fatto la storia della televisione per bambini e diciamo che ha vissuto anche dei momenti abbastanza complessi nella sua vita. Voglio riportarvi a rivedere l'intervista che ho fatto in occasione dei Catania Book Days, quando ho incontrato Danilo Bertazzi. Cominciamo subito questo bellissimo incontro con Danilo Bertazzi, è un grande piacere. Intanto benvenuto a Catania. Grazie, è un piacere immenso anche per me essere qua e tornare a Catania. Erano parecchi anni che non ci tornavo, quindi sono proprio molto molto felice di essere qua. Se non ci casca addosso questo roll-up è una giornata bellissima. Che impressione fa tornare qui a Catania dopo tutti questi anni? Rivedere veramente una città meravigliosa, cioè gli scorci, mi parlavano in macchina, io non ho capito niente perché stavo invece con gli occhi fuori a guardare fuori dal finestrino ed è meraviglioso. E poi oggi avrò modo di farci anche un bel giro prima di ripartire. Purtroppo è una toccata e fuga, ma spero di tornare presto in primavera nuovamente. Allora, in questa brevissima chiacchierata vorrei fare un giro veloce nella tua vita e vorrei partire, diciamo, siamo qui con... una vita lunga, un giro veloce. Brevissimo, un giro brevissimo. E vorrei partire proprio da quello che è stato il grande successo televisivo, no? Parliamo della Melevisione, che proprio quest'anno compie 20 anni dalla prima messa in onda. Sì. Vorrei sapere come è arrivato quel personaggio, il personaggio di Tonio Cartunio, nella tua vita. È arrivato un po' casualmente, io non volevo neanche farlo il provino, perché sono pigro, non avevo voglia e ho detto ma no, non ci vado. Poi il provino era a Torino, io vivo a Torino, perché ho detto vabbè Danilo vai a farlo e poi insomma è successo, mi hanno scelto ed è stato una scommessa da parte di tutti, perché non sapevamo bene che cosa stavamo proponendo ai bambini. All'epoca c'erano i cartoni animati, quelli giapponesi e coreani, e noi siamo arrivati con principi, gnomi, streghe, lupi, tutto quello che è l'immaginario infantile, però è stato vincente. Vincente soprattutto senza sapere che poi ha cambiato veramente la vita di tantissime generazioni che sono cresciute con voi. Noi abbiamo cercato di divertire raccontando e parlando ai bambini anche di temi seri. Noi abbiamo trattato dei temi molto seri in Melevisione: la morte dei nonni, l'abuso sui bambini, sui minori, la separazione dei genitori. Temi non facili da spiegare ai bambini, però penso... siamo riusciti in qualche modo con la narrazione, con la fantasia e con il gioco a raccontare anche delle cose, dei temi, a trattare dei temi molto importanti. Questo è l'aspetto che mi piace di più di Melevisione e sono contento di aver preso parte a questo progetto meraviglioso. C'è stato un momento difficile sul set della Melevisione? Allora, sul set mai, io mi sono divertito sempre tantissimo, ci siamo divertiti sempre molto, il clima è sempre stato davvero goliardico
Bello, bello, no, no, ci sono stati dei momenti difficili perché magari c'erano delle puntate difficili, appunto il tema ad esempio la puntata Il segreto di Fatalina è stata una puntata molto difficile da portare a termine, da interpretare, ma tensioni mai. La tensione ce l'abbiamo adesso. Senti, questa bellissima esperienza che poi insomma si è conclusa dopo diverse stagioni, anche con un periodo difficile, no? Per te e per la tua famiglia. Se ti riferisci alla fake news, una delle prime fake news, no? Infatti all'epoca non era ancora stato coniato questo termine, si dicevano leggende metropolitane, ecco. Non è stato un momento piacevole, ovviamente è inevitabile legarlo al personaggio e quindi un po' me la sono presa con quel personaggio, perché dico, se non avessi interpretato quello nessuno gli sarebbe mai venuto in mente, però è un discorso veramente molto complesso, perché poi se andiamo a vedere, cioè la fake news, cioè questa notizia, insomma, riguardava il personaggio in realtà, non il sottoscritto, non l'attore, il personaggio, quella è la cosa strana. Cioè, ci vorrebbero anni e anni di sedute analitiche, soprattutto per capire chi è stato. Allora, accantoniamo questo discorso, perché poi dopo la televisione ci sono state tantissime altre esperienze teatrali, televisive, ma io ho scoperto anche testimonianza nell'ultimo periodo che tu sei un fan accanito della cucina, cioè tu ami cucinare. Amo cucinare, amo anche mangiare, cioè, quindi sono la settimana scorsa ero a Palermo, ieri e oggi sono qua a Catania, per cui che dire, mangio ed è bello mangiare, abbiamo una cucina meravigliosa noi qui in Italia. Ma ti piace più rispettare la tradizione o fare piatti più innovativi? No, io sono per la tradizione, assolutamente. Allora, per esempio, il pranzo tipo di Danilo Bertazzi. Oh mamma, pranzo tipo è la pasta. Pasta, mi dici la cena? Pasta, mi dici merenda? Pasta. Ok, sempre, pasta, colazione, merenda. Pasta continuamente. Va bene, senti, allora, prima di salutarci voglio leggere questa frase che hai detto tu. Tu hai detto, imparate a rendervi conto che ciò che amate esiste. Quando ti sei reso conto che questa affermazione è diventata vera? Allora, intanto è una frase di Tonio, no? Che io dissi a voi bambini di città laggiù. È vero nel senso che se tu ami qualche cosa e tu credi in qualcosa, quel qualcosa esiste e quindi bisogna sempre portarli avanti i sogni, soprattutto i sogni quando si è giovani. Cioè non lasciarli nel cassetto, tirarli fuori e provare a realizzarli. Poi magari non succede, però l'importante è non tenerli chiusi nel cassetto. Allora, visto che abbiamo parlato di sogni, noi ti salutiamo proprio con la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, che è: qual è il tuo sogno oggi, domani e per sempre? Oddio, mamma mia. Questa è una domanda alla Marzullo. Allora, il mio sogno... Non lo so, il mio sogno sarebbe... Non vorrei dire quelle cose eclatanti, un mondo migliore, eccetera. Il mio sogno è, come dire, che la salute innanzitutto. Cioè, proprio parlo una cosa, perché è la cosa più importante. Senza la salute non si arriva da nessuna parte. E poi la serenità. Ecco, il mio sogno è avere intorno a me la serenità, questa è la cosa, e l'affetto, questo affetto che continuo ad avere da parte di tutti i ragazzi, di tutti i miei bambini cresciuti. E siamo sicuri che non mancherà. In bocca al lupo e grazie davvero. Danilo Bertazzi, il Tonio Cartoneo della Melevisione. Tra l'altro si vede che questo filmato era di qualche mese fa, non vi dico perché, però qualcuno lo potrà capire che era di qualche mese fa. Detto questo, arriviamo alla prima testimonianza di oggi, perché io sono felice di contattarla e di chiamarla, perché lei è una speaker radiofonica, una conduttrice televisiva, è appassionata di Zumba ed è anche molto molto simpatica. Sto per chiamare Roberta Mangiafico, vediamo se mi risponde.
Pronto Roberta, buonasera. Buonasera Simo, buonasera a tutti. Come stai? Bene, in questo momento molto bene perché sono a casa e sono felicissima di essere a casa, Simo. Felicissima di essere a casa e ricordiamolo a tutti, state a casa, è importante. State a casa, dovete stare a casa, uscite soltanto per necessità, che non deve essere ecco perché mi è finito il tonno e devo comprare le scatolette. Ecco se dopo 10 giorni e 2 settimane non faccio la spesa e ho bisogno di fare la spesa, ecco. Concordo perfettamente, perché in questi giorni mi sono arrivati dei messaggi, insomma, di qualcuno che mi segnalava qualcosa di strano del genere, nel senso che tipo fanno la spesa ogni giorno, comprano proprio 2 fette di prosciutto, 2 cose, per poter uscire ogni giorno, senza capire che in realtà anche questo è una cosa che non si fa. Cioè, come hai detto tu, fate la spesa per un po' di tempo, quando finisce poi andate a farla nuovamente. No, mi sa che non è chiaro ancora. Io l'ho fatta 10 giorni fa, voglio, sono a casa da sola, penso, ancora per un mese posso andare avanti tranquillamente, preferisco mangiare soltanto per un giorno pane e acqua veramente che fare la spesa insieme a persone che oltretutto, devo dirti la verità, non sono tra quelle che proprio rispettano le regole al 100%, perché ho notato spesso e volentieri quando le persone sono in fila fuori al supermercato che chiaramente rimanendo a casa prendono spunto anche da lì per fare un po' di chiacchiere, per fare delle conoscenze. Non si fa, quindi preferisco andare una volta ogni 10 giorni, 2 settimane, piuttosto che trovarmi in mezzo a una discussione e poi devo essere costretta per forza ad allontanarmi per evitare il rischio. Senti, ma tu a casa che stai facendo in questo periodo? Allora, intanto io lavoro anche in uno studio legale e lo studio è aperto a giorni alterni, quindi andiamo a lavorare 2-3 volte a settimana, quello che è. Quando non vado a lavorare, mio malgrado, perché lo dico sempre anche ai miei capi, io, insomma, se potessi ne farei veramente a meno con tutte le misure di sicurezza prese. Quando sto a casa cucino, ascolto la musica, guardo dei film su Netflix per esempio. Per la musica devo ringraziare in questo periodo un mio amico che si chiama Andrea, che mi ha consigliato un'app bellissima che si chiama Planet Garden. Io con questa applicazione riesco ad ascoltare le radio di tutto il mondo. Sono a casa ma viaggio, vado in tutti i continenti. Allora ringraziamo Andrea perché da questo momento anche noi possiamo viaggiare, dai. Oltretutto lui abita a Rimini e lì già è da molto prima rispetto a noi, che si vive una situazione peggiore sicuramente. Quindi lì hanno adottato a casa sua insieme alla moglie e bambini questo metodo, insomma, per viaggiare rimanendo a casa. Io l'ho adottato anch'io e sto benissimo. Rigoverno sempre casa, sai, come le casalinghe comande. C'è un po' di polvere là, oddio la polvere, passo il dito, non è possibile, butto giù tutto quello che c'è sulla mensola e comincio a pulire come una pasta. Abbiamo finito le pulizie di primavera anche del 2021. Anche 22. Senti, ma io seguendoti sui social vedo sempre che tu, insomma, sei un amante del fitness, della zumba. Ma ti stai allenando a casa? Allora, zumba fino a qualche anno fa, da circa 5 anni, pratico una disciplina che si chiama Latin Cross, ideata e creata dal mio maestro che si chiama Johnny Cabezas, che segue anche dei suoi social, quindi lo saluto. Ci alleniamo a casa, certo, assolutamente. Io non vado in palestra soltanto 2 settimane ad agosto, e vado sempre, ma non perché io sia proprio una fissata di fitness. Il problema è, a pausa pranzo, che fai quando hai lo stacco da lavoro perché faccio lo spezzato, ho scoperto questa disciplina e quindi nei giorni dispari della settimana vado in palestra a divertirmi, a tonificarmi, a stare bene, perché più si suda vanno via le tossine, quelle brutte, e si rigeneri, sei veramente un'altra persona. Lui ha avuto già da subito l'idea di creare online il gruppo di Latin Cross Andrà Tutto Bene, e ogni giorno tiene 2 lezioni online, quindi assolutamente sì, faccio il fitness a casa. Ah, ed è anche un modo, insomma, per caricarti, no? Per riempirti di energia. Sì, certo, io mi ricarico con le ragazze, con tutte le allieve, ci scambiamo i messaggi, abbiamo anche una chat WhatsApp, ovviamente, manca a dirlo, dico, ma era tutto così. E lì ci divertiamo.
siamo, ci scambiamo le foto, i momenti in cui facciamo le lezioni a casa e le condividiamo con i maestri. Però ci vuole anche tanta forza di volontà, Sempre, quella non deve mancare mai. Ecco, appunto. Purtroppo dal 12 di febbraio io ho papà che è ricoverato in ospedale perché ha subito due interventi diversi al cuore a Palermo. E io, mia sorella e mia mamma abbiamo una grandissima forza di volontà. Noi sorridiamo sempre. Questo è quello che i miei genitori hanno insegnato a me e mia sorella Valentina. E aggiungo che alla forza di volontà il sorriso non deve mancare mai. Se uno finisce di essere una persona positiva, è proprio una persona finita. Il bicchiere si deve vedere sempre mezzo pieno, che fa bene a se stesso e fa bene anche agli altri, perché così non ti vedono mai negativo. Sanno che si possono fidare di te e che hai sempre una soluzione da tirare fuori dal cilindro, piuttosto che il coniglio. Meglio la soluzione. Sono d'accordissimo. Sempre, adesso più che mai, ma sempre veramente nella nostra vita. È bello essere positivi, sorridere sempre. Senti, tornando alla tua passione, insomma, quella del mondo della radio, della televisione, questo mondo com'è arrivato nella tua vita? Allora, il mondo della radio, tra l'altro in questi giorni festeggio i miei 34 anni di radio, pensa quanto sono possiamo fare, non so il giorno preciso, ma posso farti gli auguri, dai, è un bel traguardo. Sì, assolutamente. Complimenti, 34 anni di radio, complimenti di cuore. Quest'anno mi dispiace essere lontano dalla radio a festeggiare il compleanno, ma torno presto, sono soltanto in pausa. Io ho iniziato a fare la radio quando avevo 12 anni, grazie al mio papà. Io ascoltavo sempre una radio mentre facevo i compiti il pomeriggio, una radio proprio locale di quartiere. Un giorno telefonai e dissi: io ascolto sempre la vostra radio, non è che magari posso venire a fare un programma? Ma quanti anni hai? 12? No, sei troppo piccola. Però, accompagnata da un genitore, puoi venire. Ho chiesto a mia mamma, è saltatissima, fino a mamma, devo andare a fare un programma radio. Mia mamma fa: ma tu sei pazza, ma dove vai? Fa: ci vediamo a papà quando torna. Mio papà, dell'aeronautica militare, tornava da Sigonello ogni pomeriggio alle 5. Ho aspettato quel pullman con ansia e trepidazione. Finalmente arriva papà. Papà, la mamma ti deve dire una cosa importante. E lui pensava una cosa di scuola, no? E mia mamma: ma guarda, tua figlia mi ha detto che vuole andare a fare un provino a una radio. E vabbè, ma qual è il problema? L'accompagno io. Grande! Ne è valsa la pena aspettare l'autobus, E come no? Siamo andati insieme a fare questo provino e da allora io la radio non l'ho più lasciata. Mi sono perdutamente innamorata e resterà per sempre il mio più grande amore. E qual è la cosa più bella di questo mestiere? La cosa più bella di questo mestiere, che secondo me ultimamente si è un po' persa per colpa dei social, è il fatto che soltanto con la voce, trasmettendo le emozioni, raccontando e interpretando a modo tuo un fatto, il testo di una canzone, puoi veramente riuscire a regalare tante emozioni alle persone. Puoi fare viaggiare con la mente tutte quelle persone che magari sono anche costrette a stare a casa o che lavorano e studiano a casa. Regali quella, tra virgolette, evasione che ti può fare stare veramente bene. Il mondo della radio per me è un mondo magico che deve essere legato solamente alla musica e alla voce. L'informazione è sempre tanto e benedetta, però secondo me i social, con tutte queste dirette dalle radio che si fanno sui social, si è perso un po' quella magia della radio. Tu ascoltavi la radio e ti innamoravi della voce di quella persona, ti innamoravi delle canzoni. Oggi questo un pochettino si è perso, però viviamo in un mondo sempre in costante evoluzione ed è giusto che anche sotto questo punto di vista l'evoluzione ci sia, ma non troppo. E magari era bello immaginare, insomma, sentendo un po' i racconti mi faceva, insomma, papà, la mamma, qualche anno fa, era bello quando si era piccoli ascoltare la radio, non vedere lei, ma appunto come dici tu, oggi con le dirette vediamo anche chi sta parlando, no? Ma magari era bello poter immaginare il volto, gli occhi della persona che stava parlando, no? Per esempio, sto pensando anche a un'altra cosa, quando qualche tempo fa ho fatto una bella chiacchierata con Ruggero Sardo, che tra l'altro è un amico in comune che salutiamo. Lo saluto, ciao Ruggero. Il grande Ruggero, che tra l'altro mi ha raccontato appunto che lui si è avvicinato a questo mondo proprio imitando le voci di coloro che parlavano alla radio. Lui proprio nello specifico imitava la voce dei cronisti delle partite di calcio, quindi cercando di capire, insomma, anche come erano fatti fisicamente. Quindi come dici tu, sono perfettamente d'accordo, si è persa un po' la bellezza di questo strumento.
Sì, un po' sempre. Però sai che mi ha fatto venire in mente di quante volte ho riso per questa cosa delle voci legate alle immagini, perché io ho avuto, sì, dei colleghi carini, ma anche dei colleghi erano proprio, lasciamo stare dal punto di vista fisico, diciamo, di bellezza, non bellezza, e c'erano delle ascoltatrici che chiamavano in continuazione perché si innamoravano delle voci. Io tra me e me, ma guarda, ma quante risate che mi sono fatte, dicevo, appena questa ti vede, appena ti vede scappa. Non ascolterà più le radio di tutto il mondo, proprio. Eppure abbordavano in una maniera incredibile. Bastava la voce. Anche i brutti sono riusciti ad avere delle donne formidabili e bellissime. Con questo stiamo trasmettendo un bel messaggio. C'è speranza per tutti. C'è speranza per tutti, per me, per te, per tutti. Quindi non vi preoccupate, se siete brutti presentatevi solo con la vostra voce, il resto verrà dopo. Sì, impostatela, fate un po' gli attori della situazione. Senti Roberta, prima di salutarti e ringraziarti, l'abbiamo già fatto in apertura, ti voglio chiedere di fare un appello alle persone che ci stanno seguendo, dai. A proposito del coronavirus. Di questo periodo, sì. Allora, questo è il periodo storico più triste veramente che potevamo vivere. Io vi consiglio di affiliarvi, se state a casa in isolamento volontario, se siete in quarantena, a qualunque cosa vi possa servire per evadere dalla realtà. Può essere una canzone, può essere un libro, può essere un foglio di carta bianco riempito dalle vostre parole. Ecco, tenete un diario. Tenere un diario secondo me è una cosa bellissima. Scrivete tutto quello che vi sta accadendo durante queste giornate di solitudine. La solitudine è veramente brutta, 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 perché leggo spesso e volentieri di persone che sono a casa sole, un po' come me, quando sono a casa io sto sola, non ho nessuno, ma è anche giusto che sia così, perché non andrei mai né a casa di mia mamma né di mia sorella, ma proprio mai mai. È un modo anche per sentire tutti gli altri vicini. Io scrivo in modo tale che un giorno possano tutti leggere quello che io ho fatto a casa nel mio periodo in cui ero da sola. Come dicevamo all'inizio di questa intervista, non uscite per stupidaggini, non uscite per andare a fare tante cose che fortunatamente, secondo l'ultimo decreto Musumeci, non si potranno più fare, non si possono già fare da qualche giorno, e meno male. State a casa, state sereni, state tranquilli, dobbiamo amare la vita è bella. Per continuare ad amarla anche fuori dalle nostre case dobbiamo rispettare veramente delle regole. Ci hanno chiesto di rispettare 5 regole, rispettiamole. Io sono sicura che tutto andrà veramente bene solo se però rispettiamo le regole. Io ho fatto anche un gruppo su Facebook che si chiama Dobbiamo farcela, rispettiamo le regole. E in quel gruppo condividiamo tutte le cose più belle e divertenti che uno possa fare durante la giornata. È un gruppo che ho voluto per non parlare sempre di negatività, negatività, negatività. Dobbiamo essere positivi, quindi l'appello che faccio a tutti è: restate a casa cercando di evadere con la mente, appigliandovi a qualunque cosa, fate tante telefonate, fate le videochiamate, ma cercate di veramente seguite queste regole, perché è fondamentale, perché dalle cose brutte con tanto sacrificio io sono sicura che qualcosa di bello e di buono viene sempre fuori. È sempre stato così. Dobbiamo pazientare e pensare in passato tutto quello che hanno fatto i nostri avi. Loro hanno sofferto molto più di noi. Spesso non avevano la luce, non hanno avuto l'acqua, non hanno avuto da mangiare, non c'era internet. Però sono andati avanti con forza. Sono andati avanti con grandissima forza, credendo nelle cose belle della vita. La vita è bella, amiamola, rispettiamo noi stessi innanzitutto per poter rispettare gli altri. Io mi voglio bene, Timo, sono sicura che anche tu ti vuoi bene, sono sicura che tutti si vogliano bene. E quindi se noi ci vogliamo bene riusciamo a voler bene anche agli altri. Siamo a casa, siamo è necessario casa. Veramente per il mondo è necessario. Per condividere le tue parole voglio usare una citazione. Ricordiamoci che sempre oltre le nuvole il cielo è sempre azzurro. Questo sempre. È importante. Ce l'ha detto Roberta Mangiafigo, che ringrazio per la sua simpatia, per la sua allegria, per la sua grande professionalità. È stato un piacere veramente telefonarti, passare qualche minuto con te.
Grazie Simo, anche per me, lo sai, ti stimo molto, sei una delle nostre giovani speranze, lo sai, te l'ho detto quando ci siamo incontrati in estate, quindi vai avanti così, vai avanti, che sei forte Simo, veramente. Grazie di vero cuore. Un bacione. Cuore. Grazie, buona un bacione a te. E a presto, Roberta Mangiafico. L'avete sentita? Donna straordinaria, simpaticissima, ci ha fatto ridere, la ringrazio anche per le belle parole. Adesso è il momento di ascoltare un po' di musica, ma quella musica bella, quella musica che trasmette i grandi messaggi. Hashtag Ritorneremo è il brano di Rosario Zanchi, che tra poco è qui. Dietro il vetro stamattina, fuori nulla che conosco, fuori nulla che ricordi, un abbraccio, e affacciandomi fuori dalla finestra, tutto fermo, sento l'aria che più pure d'alzo il mento. Ogni tanto sento un'auto in lontananza, mi ricorda di tenere la distanza. È distanti sì, ma non con il pensiero. Una foto, un bacio dietro ad uno schermo, un biglietto appeso al muro. Andrà tutto bene, andrà tutto bene, andrà tutto bene. Ritorneremo a girare nelle piazze, abbracciare un vecchio amico e camminare sotto il sole sulla sabbia. Ritorneremo e mangiare anche un gelato, avrà un gusto inaspettato, entrare al cinema, un concerto giù al mercato. Io aspetterò, ti prego aspetta anche tu, perché questa abbiamo, ci accontenteremo. Dopo ogni pioggia c'è l'arcobaleno, fino a quando questo treno di paure passerà e non dovremo più aspettare. Ma ti prego grida forte, fino a quando in ogni casa sentirai. Ritorneremo a girare nelle piazze, abbracciare un vecchio amico e camminare sotto il sole sulla sabbia. Ritorneremo e mangiare anche un gelato, avrà un gusto inaspettato, entrare al cinema, un concerto giù al mercato. Ritorneremo, andrà tutto bene. Sì, sì, ritorneremo, andrà tutto bene. Ritorneremo, andrà tutto bene. Noi ritorneremo, andrà tutto bene. Ritorneremo, andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Hashtag Ritorneremo, il brano di Rosario Zanchi, che voglio chiamare subito, voglio chiamarlo immediatamente, perché voglio farmi raccontare da lui qualcosa in più su questo brano. Vediamo se mi risponde. Vediamo un po'. Pronto? Pronto, Rosario, buonasera. Buonasera, Simone, come stai? Tutto bene, tu? Bene, benissimo, benissimo, grazie. Come tutto sta bene. Andando questo periodo? Ma allora, diciamo che è un periodo abbastanza strano, è un periodo un po' particolare. In qualche modo si cerca di rendere normale quello che poi in realtà è in linea di massima, è poco normale effettivamente. Senti, abbiamo appena ascoltato il tuo brano, no? Quello proprio scritto per questi giorni, che devo dire è proprio un invito alla speranza, scritto, cantato, composto proprio in questo periodo. È un po' una sorta di grido, no? Che rivolge a tutti noi per mostrarci quello che ci sarà dopo. Sì, sì, diciamo, in realtà prima di essere una canzone, appunto, come dici tu, è un grido di speranza, in qualche modo, per quanto mi riguarda. Essere un musicista è anche quello di in qualche modo di comunicare quelli che sono gli stati d'animo, e quindi in realtà l'ho scritto proprio
giusto qualche settimana fa, cominciando a metabolizzare poi quello che in realtà stavo cominciando a vivere, no? Quindi il fatto comunque di essere in casa, poi sai, quello che guardi in TV in qualche modo, tra i telegiornali e le varie notizie, in qualche modo ti danno uno scossone, soprattutto da certe immagini che abbiamo visto, da comunicazioni, eccetera. Diciamo che è giusta l'informazione, però a volte appunto la televisione, i social generano anche tanto panico, no? Anche tanta ansia dentro di noi. Sì, in realtà credo che l'equilibrio è sempre quello che ci può giovare, nel senso che è come quando si dice che la verità sta sempre in mezzo, quindi io credo che comunque anche sulle notizie, su ciò che noi abbiamo bisogno di sentire, dobbiamo avere sempre il giusto equilibrio sull'ascoltare e su comunque a volte dare anche una pausa, perché sai, a volte il fatto di stare soprattutto in questi giorni a casa chiusi ed ascoltare H24 dei giornali sicuramente non fa bene, ma non per una questione di non ricevere notizie oppure di non voler sapere nulla di quello che succede, ma in realtà dobbiamo ritagliare anche un po' di tempo per noi stessi e comunque per in qualche modo metabolizzare e trasformare in positività quello che noi quello che noi vediamo, quello che noi ascoltiamo. Io credo che ci sia sempre un lato positivo da cogliere anche in situazioni del genere, sicuramente. Sono perfettamente d'accordo. Senti, cambiamo un po' appunto pensiero per qualche istante. Parliamo in generale un po' della tua musica, no? Raccontiamo quando è nata la passione per la musica, cioè quando hai sentito che questa sarebbe stata la tua strada? Ma in realtà, Simone, ti posso dire che la passione per la musica è nata tantissimo, tantissimo tempo fa. Considera che io, il primo ricordo musicale che ho, avevo veramente 3-4 anni e mi ricordo che per farmi stare tranquillo i miei genitori mi mettevano sui dischi di Elvis Presley, che in qualche modo che in qualche modo riuscivano a calmarmi. Ecco, adesso io ho questo ricordo, il ricordo delle copertine, soprattutto dei dischi, che comunque sai, a volte quando si è bambini, a volte hai quell'imprinting, no? Quella cosa che ti rimane. Allora io ricordo perfettamente le copertine di questi dischi e quando loro li mettevano sul giradischi. Quindi comunque sicuramente è stato quello il momento in cui ho detto la musica per me sicuramente entrerà nella mia vita in maniera determinata. E oggi ti capita di riascoltare qualche brano per calmarti in qualche momento di rabbia, di agitazione? Ma diciamo che in linea di massima sono una persona abbastanza pacata e tranquilla, anche perché odio tutto quello che va contro la tranquillità, fondamentalmente, no? Sì, sicuramente mi capita, ti posso dire che è capitato a volte di ascoltare delle canzoni comunque riprese, comunque al di là del fatto che magari mi ascoltavo quando ero piccolino, però quando mi capita di ascoltarle comunque sento che c'è qualcosa che mi unisce in maniera viscerale a queste canzoni, quindi sicuramente c'è un legame, insomma, perché un po' è come se fosse un po' la colonna sonora della tua vita. Senti, tu sei appunto cantante, sei musicista, sei autore, ma quando ti senti più libero? Quando canti, quando suoni, quando scrivi? Ma in realtà la libertà è quando comunque sto sulla musica, quindi sai, a volte ci sono giornate che scrivo per me e scrivo di me, altre che magari prendo lo strumento e comincio a suonare. Diciamo, non c'è uno standard sul fatto di sentire più o meno quello che si va a fare durante l'arco di una giornata musicale, tra virgolette. Sicuramente lavorare sulla musica, qualsiasi cosa io faccio, comunque mi fa sentire libero a prescindere. Questo è anche un bel messaggio da trasmettere, non solo nel campo della musica, però in generale, quando c'è qualcosa che ci piace fare,
forse quando la facciamo ci sentiamo davvero liberi, no? Perché ci cambia, ci rende in qualche modo migliori. Senti, tu prima hai detto che in questo periodo magari in cui si è a casa si riflette, si scoprono le proprie passioni, si dà sfogo alla creatività, ma invece c'è stato un momento della tua vita in cui tu hai detto questo proprio non riesco a farlo? In realtà credo che ognuno di noi naturalmente diciamo ha i propri limiti. Uh-huh. Penso che parlando di musica, quello che si fa per esempio sull'arte è istintivo, quindi al momento in cui diciamo viene dall'istinto non ti poni questo problema, cioè per dirti, per farlo in parole povere, sì. se scrivo al momento in cui si scrive un testo per esempio, non pensi se tu riuscirai a farlo oppure no, perché comunque c'è già una cosa che ti viene da dentro e quindi in automatico non ti poni questo problema. Sicuramente, voglio dire, uscendo dalla musica, sicuramente ci sono delle cose che io non probabilmente non riuscirei, per esempio non riuscirei a fare mai, per esempio il matematico oppure il ragioniere o comunque tutto quello che ha a che fare comunque con i numeri. Ecco, più o meno siamo sulla stessa strada. Senti, prima di salutarci, torniamo al brano iniziale, hashtag ritorneremo. Sì. Qual è la prima cosa che vorresti ritornare a fare prima di tutto, appena passa questo periodo difficile? Ma sicuramente ritornare a riabbracciare gli amici, perché comunque sai quello che conta, quello che poi adesso ci rendiamo conto che è fondamentale e importante, sono i contatti umani. La condivisione, ma non parlo di condivisione in termini fittizi, quindi condivisione sui social o condivisione di una foto, eccetera. Io parlo condivisione umana, che è una cosa ben diversa, che probabilmente abbiamo dimenticato e che sicuramente credo che in questo periodo stiamo ricominciando ad apprezzare. Stiamo riscoprendo più che mai, sicuramente, no? Che poi al di là di quelli che sono, perché noi la maggior parte del nostro tempo ormai la trascorriamo col telefono in mano, però adesso forse stiamo arrivando anche a stancarci di avere il telefono in mano e non avere il contatto con qualcuno, ma quel contatto concreto, no? Quindi, come dici tu, stiamo riscoprendo qualcosa che forse ci eravamo dimenticati. Sì, sì, che è fondamentale. Io credo che da ogni periodo più o meno strano sicuramente se ne possono trarre cose belle, cioè il fatto di risentire il bisogno di stare accanto ai propri cari, ai propri amici, di vedersi proprio faccia a faccia, di parlare faccia a faccia. Quindi comunque quello è quello che mi manca, è quello che credo la prima cosa che andrò a fare. Che ritornerai a fare? Allora, ritorneremo più forti di prima, andrà tutto bene. Io ringrazio di cuore Rosario Zanchi, insomma ci siamo conosciuti qualche anno fa e poi insomma incontrarti, scriverti, sentirti è sempre un grande piacere per me, lo sai. Ma io il piacere è mio, Simone, e volevo darmi l'opportunità di lanciare un messaggio, ragazzi. Vai. State a casa, ragazzi, state a casa. Più siamo a casa, prima usciremo da questa cosa qui. Mi raccomando. Hashtag io resto a casa, è giusto così, lo dobbiamo fare per noi e per gli altri e soprattutto per aiutare chi ci sta aiutando. Grazie di cuore, Rosario Zanchi. Grazie Simone, a presto. Un abbraccio grande, apprezzo. Ciao, grazie. Ho detto apprezzo per l'emozione, volevo dire a presto, ma l'avete capito. Ha fatto questo appello, lo rinnoviamo. Io resto a casa. Ron. Purtroppo che ci mette alla prova. Alla prova vuol dire fare in questo momento quello che è giusto fare. Per esempio stare in casa, lo so che è una cosa costrittiva, ma è l'unico modo per proteggerci, per proteggere noi e proteggere gli altri. Queste le parole di Ron, io resto a casa, fatelo anche voi. Arriviamo al momento del libro del giorno, che è un grande classico.
della letteratura, è un libro molto amato, molto bello, e se non l'avete letto avete fatto male, quindi correte a leggerlo. Sto parlando di Storia di una gabbianella e del gatto che lei insegnò a volare. Questo scrittore cileno, Luis Sepúlveda, nel libro appunto Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, ci racconta una favola che va al di là della diversità, che vuole mostrare come quasi tutto sia possibile quando c'è forza di volontà, quando c'è coraggio, quando c'è amore. Si apre con il tuffo di una gabbianella di nome Kenga, che è in cerca di cibo nel mare del nord, e ritornata a galla si rende conto di essere rimasta sola. Con sforzo riesce a raggiungere Amburgo, dove precipita quasi in fin di vita su un balcone di una casa. Ed è proprio qui che incontra Zorba, un gatto nero, grande, grosso, a cui affida l'uovo che ha appena deposto. Kenga ormai è priva di forze e strappa una promessa al gatto. Gli chiede di covare l'uovo, di prendersi cura del pulcino, di insegnargli a volare. Il gatto si rende conto della pazzia della richiesta, perché può riuscire a prendersi cura del pulcino, può essere presente nella sua vita, ma non può certo insegnargli a volare, visto che è un gatto e non sa come si faccia. Allora Zorba capisce che la gabbianella sta per morire e delira. Ma quella che sembra una richiesta impossibile sembra invece realizzarsi pian piano grazie al gatto e ai suoi amici Diderot, colonnello e segretario, personaggi alquanto strani che con dedizione, con affetto, si prendono cura di Fortuna, la piccola gabbianella, come se fosse una di loro, una loro figlia. Il problema da affrontare però è come insegnargli a volare. Ora, per quanti sforzi facciano, Zorba e i suoi amici da soli non riescono a far spiccare il volo alla gabbianella e hanno bisogno di qualcuno che sia in grado di dargli una mano. A questo punto i gatti sono costretti a rompere un tabù, a parlare una lingua diversa dalla loro, e vanno così a chiedere all'unico individuo che pensano sia in grado di fargli mantenere la promessa. Un uomo, un poeta dall'animo nobile, sensibile, che riesce a comprendere la loro richiesta. Credetemi, qui Sepúlveda riesce a porre l'accento su vari temi importanti, mostra il doppio volto dell'uomo, no? Che oltre a essere il responsabile dell'inquinamento dei mari, è in grado di apportare il suo aiuto, cambiare le cose, mostrando la sua parte più sensibile, il suo rapporto simbiotico con l'ambiente che lo circonda. Ma questo è soltanto un aspetto della storia, perché nel libro veramente ci sono tanti argomenti che si susseguono, prima di tutti quello della diversità, quello della necessità di trovare un punto comune che riesca ad unire, ad avvicinare, partendo dalla comunicazione e dalla condivisione. Un libro da non perdere, una storia per grandi e per piccini. Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Buona lettura a tutti voi. E adesso è arrivato il momento delle notizie dal web, che ci fanno sempre sorridere, che sono sempre divertenti, ma una notizia importante è di qualche giorno fa, perché è stato appunto richiesto che nelle zone rosse servono all'incirca 300 medici, quindi se siete dei medici, avete già fatto il vostro giuramento, potete prestare servizio, dovete prestare servizio, andate sul sito della Protezione Civile, scriveteci, saranno tutte le richieste in forma da compilare per poter partecipare, per poter andare appunto a dare assistenza, a dare aiuto. Tra l'altro, un'altra notizia dal web molto interessante è che da qualche giorno è sulla via di completamento il reparto appunto che è stato costruito con i fondi raccolti da Fedez e Chiara Ferragni, quindi anche in questo caso i social hanno fatto un gesto straordinario, sono serviti e siamo riusciti a dare la possibilità a tanti di trovare un posto per le terapie, per curarsi, quindi per combattere ancora di più. Detto questo, le altre notizie più o meno le sappiamo, le conosciamo, comunque queste sono le cose che mi premeva sottolineare. Detto questo, continuiamo a rimanere a casa, ce lo ricordano tanti altri volti del mondo dello spettacolo, ad esempio tra ragazzi straordinari. Il volo! Saremo a casa per il bene nostro, ma soprattutto per il bene di tutti. Per evitare il contagio, che è la cosa più importante, mi raccomando, lavatevi le mani, che è la cosa altrettanto importante. Seguiamo le regole, niente abbracci, niente baci. Io resto a casa, le parole del Il Volo, ragazzi straordinari, e passiamo da dei ragazzi straordinari a una ragazza veramente eccezionale.
Lei è stata una delle punte di diamante dell'ultima edizione del Il Collegio, la trasmissione di Rai 2. Sto per collegarmi con Maggie Gioia, vediamo se risponde. Pronto? Buonasera. Buonasera Maggie, piacere di conoscerti. Piacere. Allora, intanto grazie per aver accettato il mio invito. Di niente. Allora, senti, posso chiederti intanto come sta vivendo questo periodo molto difficile? Sì, sì, va bene. Allora, innanzitutto, per me questo periodo è ovvio che è difficile, ma cerco di passarlo al meglio insieme a mio padre, a mia nonna, perché io non ho la mamma, perché è in Indonesia, e infatti lei doveva ritornare la scorsa settimana, ma ha avuto dei problemi perché hanno chiuso tutti gli aeroporti da Abu Dhabi poi, allora è rimasta là in Indonesia, però il punto è che non ha più il visto, e meno male che venerdì, lo scorso venerdì, sono riusciti a mettere una nuova legge per tutti i turisti, o per tutte le persone non sono indonesiane, e quindi a questo visto di 30 giorni, poi va a vedere com'è la situazione. Comunque io la passo benissimo, non ho nessun problema, faccio i compiti, mangio, gioco, videogame, e niente, la passo bene. Insomma, sta andando abbastanza bene. Senti, tra l'altro ti anticipo che tra poco abbiamo una sorpresa per te, però non ti posso annunciare niente, ma scoprirai tutto tra poco. Intanto voglio parlare di questa avventura, l'avventura nel collegio. Come è arrivata questa esperienza? Niente, ho fatto un casting, ho partecipato a Milano, e mi hanno fatto un paio di domande, e nel senso, cioè, non lo so, sono entrata e basta. Ed è andata anche abbastanza bene. Senti, ma dentro il collegio c'erano dei compagni molto particolari, caratteri molto strani. Sì, sì, ma eravamo tutti diversi. Per esempio, ti posso chiedere qual è la cosa in generale che ti è piaciuta di più di questa esperienza e quella che ti è piaciuta meno? Allora, innanzitutto la competizione è quella che mi è piaciuta di più, perché c'era, è un, diciamo, un luogo molto competitivo, tutti i giorni era un giorno di competizioni, e mi piaceva tantissimo. Mentre un lato negativo è che, cioè, può essere sia positivo che negativo, dipende dal punto di vista, è che conosci persone del tutto diverse da te e che non hanno il tuo carattere, quindi non è che ci puoi andare sempre d'accordo. Sono d'accordo con questo. Senti, ma alla fine di questa esperienza qual è la cosa, l'insegnamento che ti è rimasto di più? Insegnamenti non lo so, comunque adesso ho più coraggio e so che bisogna sempre andare avanti nella vita, superare qualsiasi ostacolo, e comunque una cosa che ho veramente imparato è che si è in grado di vivere anche senza i genitori, e questo è molto molto importante, perché non vivremo per sempre con i genitori. È importante appunto imparare a crescere e ad abituarsi a questa distanza, a questa lontananza. Senti Maggie, ti devo chiedere una cortesia. Io mi devo collegare con un'altra persona e ti chiedo se puoi rimanere per qualche secondo in attesa. Metterò la chiamata in attesa e poi ci collegheremo con questa persona che voleva farti una sorpresa. Ok. Ok, quindi non chiudere, va bene? Va bene. Ci sentiamo tra pochissimo. Allora, sto per collegarmi con l'ospite a sorpresa. Vediamo se riusciamo a contattarlo, perché lui è il professore Andrea Maggi del collegio. Vediamo un po'. Pronto? Pronto, professor Maggi, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, bene, grazie, tutto a posto. Allora, intanto ci ritroviamo e ci risentiamo, e per me è un grande piacere, un grande onore, e soprattutto la ringrazio per aver accettato anche questo mio invito. Ah, è un piacere risentirci e anche risentire la tua voce, sentire e mettermi a disposizione del vostro pubblico, dei vostri tanti ascoltatori. Grazie di cuore. Allora, professore, senta, dall'altra parte della cornetta c'è Maggie Gioia, che non sa della sua intervista, cioè non sa che lei è in collegamento con me.
Quindi adesso noi ci collegheremo a sorpresa. Io farò delle domande a Maggie per vedere se la riconosce e poi le facciamo questa sorpresa. Va bene, quindi io sto zitto. Sì, 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 sto unendo la perfetto. Chiamata. Perfetto. Vediamo un po'. Maggie, mi senti? Sì, sì. Perfetto, allora dall'altra parte della cornetta c'è questo ospite misterioso. Io ti do degli indizi per vedere se riesci a scoprire chi è. Ok. Ok. Allora, il primo indizio è: per lui è fondamentale educare alle regole. Secondo indizio: i suoi occhi hanno conquistato i cuori di grandi e piccini. Terzo indizio: le sue sono le basette più famose della televisione italiana. Chi è secondo te? È un personaggio che conosci, con cui hai avuto a che fare. Ok. Allora, adesso non ne ho la più pallida idea. Benissimo, lo faccio intervenire se vuoi, così vediamo se è contento. Aspetta. Signorina Gioia, mi raccomando, studi bene. Ah, è il prof. Maggi. Il professore sì, Maggi. Questo collegamento. Buonasera, signorina Gioia. Professore Maggi, ma veramente. Buonasera. Queste sue basette sono diventate famosissime. Sì, sì, sono diventate. Ma io, tra l'altro, in tutte le edizioni del collegio ho avuto dei look diversi. Per cui, sì, effettivamente le mie basette nel collegio 3 sono passate a leggenda. Poi nel 4 avevo la barba. Forse per questo la signorina Gioia non aveva presente la questione delle basette, perché nel collegio 4 avevo la barba. Quindi insomma è un po' colpa dei nostri autori per questo. Allora, professore Maggi, posso chiederle qual è stata la sua prima impressione su Maggie quando l'ha conosciuta? A Maggie mi è sempre stata molto molto simpatica. L'ho sempre vista come una studentessa molto impegnata, molto seria, però anche lei ha il suo lato folle e questo mi piace moltissimo, perché sebbene tutti l'abbiano considerata inizialmente come quella rigida, come quella assolutamente non disposta a uscire dai ranghi, lei invece è dentro di sé, ha quest'anima folle che mi piace tantissimo e quindi davvero l'ammiro. Grazie. Allora, insomma, abbiamo scoperto anche questa cosa durante la trasmissione, la sottolineate anche adesso, professore Maggi, questo è un po' lato, tra virgolette, folle di Maggie. Professore, ma in generale, l'ho chiesto prima a Maggie sui caratteri dei suoi compagni, e lei invece qual è stata la cosa che l'ha infastidita di più durante questa edizione riguardo i ragazzi? Ma spesso i ragazzi, ma non solo in questa edizione, un po' in tutte, fanno fatica a mettersi in discussione. Questo è un problema un po' che abbiamo tutti in realtà, però soprattutto i giovani, gli adolescenti che si trovano in questa fase di passaggio della loro crescita faticano a mettersi in discussione perché si credono già completi, autosufficienti, ma soprattutto perché hanno paura dei cambiamenti. Non bisogna avere paura di cambiare, proprio perché l'adolescenza è un momento di cambiamento, cambiare, ma anche sbagliare è perfettamente normale, giusto e anche importante, perché sbagliare è importante perché solo con gli sbagli si impara. Senti Maggie, invece la cosa più bella che ti ricordi del professor Maggi, un'esperienza che hai vissuto dentro al collegio che riguarda lui? Quando ho vinto la gara della Ah certo, sì, adesso ricordo. Io pensavo fosse il momento del falò che signorina Gioia ha cantato la sua canzone di felicità. Sì, mi sono dimenticata, è vero. E quello è il momento. Sì, è stato un momento, secondo io mi sono divertito tantissimo. E immagino anche la signorina Gioia. Sì, sì.
quindi questo è stato un momento molto bello appunto per entrambi. Allora, prima di salutarci, voglio chiedere al professore una cosa. Parliamo un attimo dei suoi libri. Voglio parlare di uno degli ultimi libri, che è appunto Educhiamoli alle regole. Tra l'altro l'avevamo utilizzato come indizio. Insomma, è un decalogo essenziale dove il rigore si accompagna alla sensibilità, no? Per far riscoprire ai ragazzi il valore di ciò che rende possibile vivere in società, l'importanza delle scelte, che siano scelte consapevoli, quelle scelte che un domani ci renderanno tutti cittadini affidabili, sicuri di noi stessi e soprattutto delle donne e degli uomini felici. Perché questo libro, professore? Ma io credo che questo libro sia uscito così da un'esigenza che avevo io, che ho sentito non solo mia ma anche di molti genitori che spesso mi incontrano e mi chiedono come posso fare per far crescere mio figlio felice. E secondo me appunto la chiave della felicità è appunto educare i ragazzi alle regole, e le regole risultano fondamentali soprattutto in questo periodo di emergenza che stiamo vivendo, perché se ciascuno di noi impara il senso della responsabilità e impara che se ciascuno di noi fa ciò che gli viene chiesto, potremo rendere felici soprattutto le altre persone e di conseguenza renderemo felici noi, perché c'è una cosa importante da imparare e attraverso questo libro vorrei che lo imparassero tutti: non si può essere felici da soli. Non possiamo pensare di vivere in un mondo dove solo noi siamo felici. La felicità è un fatto collettivo. Se noi facciamo in modo che gli altri, le persone che stanno intorno a noi, siano felici, alla fine saremo felici anche noi. Se viviamo in un mondo triste, non potremo mai essere felici. È un bellissimo, ognuno deve fare il proprio dovere. Deve fare il proprio dovere, un bellissimo messaggio da mandare. Io voglio ringraziare lei, professor Maggi, voglio ringraziare Maggie Joy, e prima di salutarci vi chiedo un appello a tutti coloro che ci stanno seguendo per questo periodo, insomma, da vivere, che stiamo vivendo, scusate, molto difficile. Cosa si sente di dire, professore? Io dico una cosa sola, io dico state a casa, non è uno scherzo. State a casa e non intralciate il lavoro dei medici, non appesantite il lavoro dei medici, degli infermieri di tutto il personale sociosanitario che è già al collasso, quindi state a casa. Maggie. Io concordo con il professore e più nel senso, molti adesso però la prendono secondo me come una malattia, nel senso è una psicosi adesso più che un virus normale. Adesso cioè, si sta andando oltre, però è giusto stare a casa e non bisogna prenderla troppo, diciamo, cioè, nel senso se si sta a casa è inutile lavarsi le mani 10 o 5 volte al giorno. Allora, certo, hai ragione. Però cioè, non deve essere una cosa troppo cioè, è fuori dal normale. Ecco. È ovvio che non ce l'aspettavamo, però è tutto possibile. Quindi l'importante è stare a casa. Siamo a casa, rispettiamo le regole, come ha detto il professore, facciamo la nostra parte senza intralciare il lavoro dei medici e del personale sanitario. Maggie, grazie di cuore per la tua gentilezza, per la tua disponibilità. È stato veramente un grande onore. Grazie. Grazie a te, grazie al professore Andrea Maggi. Ciao. Grazie di cuore, professore, anche a lei per la sua disponibilità e speriamo di risentirci presto. Grazie, è stato un piacere, a prestissimo. Grazie di cuore, un caro abbraccio. Maggie Joy e il professore Andrea Maggi, una buona serata a voi. Ringraziamo ancora Maggie Joy e il professore Andrea Maggi, insomma è stato un grande piacere sentirli, metterli a confronto, è stato un grande piacere e noi siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento insieme, ma non finisce mica qua, noi ci ritroviamo venerdì per un'altra puntata con dei super ospiti, perché stanno per arrivare due attori sensazionali, un ballerino campione del mondo, insomma avremo una puntata super per chiudere quest'altra settimana, quindi noi ci rivediamo venerdì sempre qua in diretta su Facebook e alle 20:30 Antenna 1 canale 119 del Digitale Terrestre. Grazie per essere stati con me, una buona serata a tutti, a venerdì.